Il comando generale delle forze armate siriane smentisce in maniera categorica di avere compiuto l'attacco di Khan Sheikhoun con armi chimiche, lo si legge in un comunicato, ma gli Stati Uniti ritengono che nel raid, dove sono morte 58 persone, tra cui molti bambini, sia stato usato il gas sarin, e a confermarlo le diagnosi dei medici degli ospedali che hanno ravvisato nelle persone ricoverate tutti i sintomi coerenti con l'uso di agenti nervini. Questo ospedale ora è strapieno di persone ricoverate che sono state colpite da un qualcosa di chimico. Questo non è cloro, non è odore di cloro su questo paziente. Ne abbiamo visti diversi di attacchi con il cloro e questo paziente ha chiaramente le pupille puntiformi. Save the Children chiede un'attenta indagine già a partire dall'immediato Consiglio di sicurezza dell'ONU. In una nota si dice attonita di fronte ai tanti bambini colpiti. Dormivo quando l'aereo da guerra ci ha colpito, sono andato fuori con papà, la mia testa poi ha iniziato a girare, mi sono addormentato e quando mi sono svegliato mi sono ritrovato qui in ospedale. Condanna anche da parte della Turchia. Ankara in una nota spiega che in base alle informazioni in loro possesso il governo siriano ha autorizzato l'uso di armi chimiche, chiaramente in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.